Assessore, prende il via questa seconda edizione, questa seconda stagione teatrale dei teatri di Bari dal nome Futuri Possibili. Sì, è il nome Futuri Possibili è il titolo che hanno deciso di dare al progetto, al percorso, che è un percorso di integrazione, di rafforzamento delle peculiarità di due teatri più importanti privati del nostro territorio, cioè l'Avigliano e il Kismet, che siamo stati bravi tutti a credere che fosse possibile fondere in un unico teatro per competere meglio con altri territori, per restituire al pubblico di Bari, al pubblico regionale, una cartellone all'altezza delle aspettative, delle ambizioni di una città che vuole essere non soltanto capoluogo, ma una delle capitali di questo paese. In particolare la stagione di quest'anno è molto bella, non soltanto perché valorizza i talenti regionali, ma anche perché mette in connessione il pubblico barese con alcune delle esperienze più significative del teatro italiano, perché l'Italia è un paese in cui il teatro è forma, diciamo, consustanziale alla crescita, dei territori. Il teatro è parte dell'identità collettiva, di quasi tutti i territori italiani, e quindi siamo molto lieti quest'anno di ospitare alcune delle compagnie più importanti, più innovative nello scenario teatrale italiano, e sono veramente orgoglioso che a farlo sia il nostro Quali trittico. saranno le novità di questa edizione, soprattutto legate al binomio cultura-impresa? Sì, io sono anche coordinatore del Club Cultura di Confindustria Bari Batte, quindi diciamo, ho questa predisposizione a ragionare anche col mondo dell'impresa. Ormai tutti sanno che non ci può essere sviluppo economico di un territorio senza lo sviluppo culturale che viene prima. E quindi anche noi come TRIC stiamo cercando di sviluppare questo concetto nella pratica. Quindi colgo l'occasione per ringraziare le imprese che ci hanno già sostenuto adesso a maggio sul Festival Maggiore Infanzia. Abbiamo avuto 40 imprese che praticamente hanno garantito la sopravvivenza di questo festival perché hanno sostenuto appunto l'acquisto dei biglietti per le scuole, per i ragazzi che venivano, e anche il trasporto, quindi anche l'autobus. È stato importante per noi un sostegno importante. Anche sulla stagione, noi proporremo una card quest'anno, una community card che darà la possibilità appunto di accedere a più manifestazioni con dei prezzi veramente scontati, e anche questa sarà sostenuta da tutta una serie di imprese che ormai ci seguono da tempo.